Buongiorno, buongiorno ascoltatori di YouTube. Io ogni giorno, spesse volte vengo nel giardino della Villa Burba. Sì, mi piace. Ricordatevi nel 2015, quando hanno fatto l'Expo, hanno messo l'albero della vita. Ebbene, ora siamo nel 2021. Io identifico quest'albero come un'espressione artistica e infatti non lo tolgono. Dunque, l'Expo vi ricordate benissimo, l'albero della vita tutto illuminato. Ebbene, questa è la nostra base della vita, dove dal terreno con le radici abbiamo assorbito le sostanze nutritive per crescere, per dar vita al nostro io, che siamo cresciuti. Questa è la base, prendila. Poi si può dire che la vita si divide in tre o quattro segmenti. Questo è il primo segmento dell'albero della vita, cioè la gioventù, che dura poco, ma chi vuole essere lieto può fare anche andare più avanti della gioventù, perché la gioventù è un senso di vita. Ecco, passiamo ora alla seconda fase della vita, la mezz'età. Questa è la mezz'età, sempre sto parlando di questo tronco che hanno vivisezionato in questo periodo. Questa è la seconda età. Ebbene, la seconda età è meravigliosa, però si raccolgono i cocci della gioventù anche nella terza età. Quella è la terza età, anzi, quanti ricordi, spalle al muro si può dire, gli anni sono fucili dentro, ma l'importante è che ognuno abbia un remember, un ricordo di quello che è passato, questo lungo treno della vita, fatto in schemmenti di diversi alberi. Ebbene, vi ho parlato delle tre fasi della vita. Questa è la fase della terza età, che può essere anche prolungata anche fino a 90 anni, si può dire. L'importante è esistere. Ma voi non avete riflesso su questa espressione artistica? Tutto insieme, il tutto, sembra un lombrico, ma voi avete visto un lombrico nella terra? Provate a tagliarlo in più pezzi. Ogni segmento si riproduce un animale uguale al primo. Il lombrico ha vita in se stesso, in ogni piccolo segmento del suo corpo. Infatti si riproduce anche tagliandolo in varie parti, la parte intera, e così pure l'albero della vita dell'uomo. Non vedi che la gioventù, la mezz'età, la terza età si riproduce sempre in uno stato antecedente, rispecchiando lo stato basilare di dove è partita la sostanza vegetativa, quel tronco là. Ebbene, anche l'uomo è un lombrico, perché si riproduce sempre nelle sue tre fasi della vita, tre, perché sa vivere, sa creare un'atmosfera per dar vita a ogni anno della sua vita, a un senso perenne, dove l'eternità vive in un senso, in modo da chiamarlo lombrico, essere vivente che, a differenza dell'animale, l'uomo alla memoria di quello che è successo prima, mentre l'animale ha solo l'istinto, vive nell'attimo del momento per cibarsi, mentre l'uomo, assorbendo le sostanze nutritive, rivive un nuovo io frammentato in diverse vivisezioni della sua esistenza. Aldo!